stato chiamato in causa i giovani, il presidente del gruppo giovani, però io volevo approfittare per fare un rapido ping pong, no? Abbiamo ospite, avete ospite Raffaella Paita, commissione bilancio anche lei, che come è noto in questo momento, non sappiamo per quanto, no, è una battuta stupida, è all'opposizione. E quindi sarebbe interessante approfittare del ping pong finché la pallina gira e poi torniamo al nostro tavolo. Intanto grazie anche al coordinatore prestigiosissimo Sallusti. Rispondo alla prima domanda, perché la provocazione era d'obbligo. Ci staremo ancora a lungo all'opposizione, vedremo quanto invece questo governo sarà in sella, diciamo, per quanto tempo. Però, a parte le battute e i temi politici che ovviamente sono fuori dalla discussione di oggi, io dirò poche cose, ma credo di dovervelo, anche perché ormai l'invito che voi mi rivolgete è una costante, della quale vi ringrazio, e l'attenzione sulle vostre tematiche e richieste nei confronti anche del gruppo che rappresento, cioè Italia Viva, è qualcosa per noi di prezioso, perché arricchisce sicuramente la nostra capacità di proposta. Io ragiono in termini molto semplici: questo è un settore che tira, è un settore che va bene, è un'eccellenza italiana, fa numeri importanti, li ha fatti anche in situazioni, in momenti di crisi, come diciamo la fase del Covid, seppur con qualche difficoltà, comunque i numeri sono tornati anche in quella fase delicatissima. E quindi è un settore che va difeso, che va rafforzato, che non va indebolito con regole o decisioni che in qualche modo complicano dal punto di vista burocratico le aspettative di crescita dei numeri, diciamo, del settore vending. Ora, non è un tema soltanto del nostro paese, perché faccio un esempio molto concreto sulla questione degli imballaggi. È chiaro che se la decisione a livello europeo rimane quella che si profila, un problema di ricadute sul settore c'è, anche per un vizio d'origine di norme che sono giustissime, che guardano, diciamo, alla salvaguardia, alle prerogative ambientali, al miglioramento dei temi ambientali, e sappiamo di quanto bisogno anche di crescita culturale ci sia, ma che hanno un approccio spesso, diciamo così, punitivo nei confronti delle nostre aziende. Anche qui, essere a favore dell'ambiente non significa necessariamente dover aderire alle tesi di Greta. Si può essere, diciamo, a favore dell'ambiente con ragionevolezza e cercando di salvaguardare le prerogative dell'industria e dell'impresa italiana. Io credo che questo sia corretto, perché non mi pare giusto né negare che ci sono eventi importanti come quelli di cambiamento climatico, ma neppure, diciamo, immaginare che per fermarli basti imbrattare i musei del nostro territorio, del nostro paese. Cioè, ci sono, come dire, delle posizioni che in qualche modo si elidono a vicenda e che non fanno fare dei passi in avanti. Quando parliamo della normativa sugli imballaggi, secondo me dobbiamo innanzitutto sapere che c'è una ricaduta che può essere fortemente negativa in un settore che crea occupazione, che crea, diciamo, valore aggiunto, che è un'eccellenza per il nostro paese. Quindi c'è un tema europeo, però ce n'è anche uno nel nostro paese. Ho sentito io l'intervento di Ilenia Lucaselli, che stimo, con la quale, diciamo, mi confronto spesso, e però non ho capito, perché quando dice noi dobbiamo fare in modo che il gol lo faccia la squadra attuale, io la vedo in maniera esattamente opposta. Questa legge di bilancio non contiene ad oggi interventi sulla questione, diciamo, che voi avete posto, cioè farvi carico di un problema di transizione digitale, aderire attraverso l'innovazione che avete messo in campo al tema delle app, al tema, diciamo così, di una
modernizzazione e innovazione del settore, e però, come dire, non essere obbligati, magari diciamo in ambiti circoscritti, ad avere diciamo imposizioni come quella relativa al POS. Okay? Ad oggi nella legge di bilancio un intervento che va in questo senso non c'è. Okay? Allora perché io devo immaginare di fare gol con la squadra che non l'ha messo? Ascolto una platea importante come quella di oggi, traggo le mie conseguenze attraverso un'opera emendativa che non è, come dire, una concessione, ma uno strumento, diciamo, direi quasi banale, ecco, della discussione democratica, provo a tradurre questa istanza, diciamo, che ponete in termini operativi. E se, come dire, da un contesto che è esterno alla squadra che deve far gol, arriva un contributo, magari si evitano di prendere il gol, ok? Quindi io penso, diciamo, che alla fine il discorso che oggi ci dobbiamo fare è esattamente questo. Avete fatto dei passi in avanti, avete delle problematiche di carattere fiscale, di carattere, diciamo, contributivo, c'è bisogno di sostenere ancora il settore, ma soprattutto c'è bisogno di un approccio intelligente anche al tema della modernizzazione e dell'innovazione del settore in ambito digitale. Voi avete dimostrato con i fatti di farvi carico di queste esigenze, non di essere, come dire, ostili a una trasformazione del settore, ed è la ragione per la quale con grande, diciamo, sincerità vi dico che sostenere una gradualità e, come dire, un approccio intelligente e lungimirante anche all'innovazione digitale può essere secondo me un modo anche per arricchire la discussione del governo. Questo, diciamo, è il ragionamento che volevo farvi, quindi contate su di noi, sono sicura, diciamo, che da una discussione aperta e limpida anche all'interno della legge di bilancio e dei prossimi provvedimenti potremo fare dei passi in avanti, e soprattutto grazie dell'invito e grazie della ennesima occasione di confronto che ovviamente per me è molto gradita. Grazie. Grazie onorevole.